Una quarantena alleggerita dalla tecnologia, quella dei 44 sbandieratori di Levanto, che grazie alla rete hanno potuto rimanere in contatto virtuale rompendo in qualche modo l'isolamento forzato. Un isolamento obbligatorio scattato a causa della loro partecipazione domenica 16 febbraio al Carnevale di Codogno, comune focolaio del coronavirus, anche se nessuno di loro era ed è positivo al virus. Costretti in casa per vincere la monotonia, si sono scambiati ricette, si sono sfidati a giochi da tavolo, hanno parlato, chiacchierato e sorriso insieme attraverso il monitor del computer o lo schermo dello smartphone. Un'esperienza comune difficile che ha rafforzato ancora di più il loro spirito di gruppo. Da oggi ognuno ritorna alla vita quotidiana, chi al lavoro e chi a scuola, visto che la metà sono ragazzini. C'è una grande voglia di ritornare alla normalità, senza però dimenticare un dovuto ringraziamento alla Croce Rossa, alla Croce Verde e alla Protezione Civile per il supporto ricevuto durante questo non facile periodo.